Il governo talebano ha chiesto di intervenire nelle riunioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si tengono da oggi a lunedì prossimo a New York. La richiesta è stata espressa in una lettera inviata al segretario generale dell'ONU dal ministro degli esteri talebano, Amir Khan Muttaqi. Un comitato delle Nazioni Unite si pronuncerà sulla richiesta, ma è improbabile che venga esaudita per l'attuale sessione dell'Assemblea generale. Dobbiamo porci alcune domande difficili, approfondire le lezioni apprese, un processo che ho già avviato alla NATO. Anche la comunità internazionale ha una lezione da imparare. La NATO era lì, ma c'erano anche l'ONU, l'Unione Europea, molti singoli paesi che hanno fatto uno sforzo enorme in 20 anni. E tutti noi dobbiamo imparare alcune lezioni sul perché i talebani sono tornati e perché in Afghanistan è finita come è finita. Nessun governo ha riconosciuto formalmente i talebani come nuovo esecutivo dell'Afghanistan e se l'ONU accogliesse la loro richiesta sarebbe un passo importante verso l'accettazione internazionale. Intanto il Qatar, diventato un intermediario chiave in Afghanistan, ha esortato i leader mondiali ad impegnarsi con i talebani.